L'alternanza scuola-lavoro che fa l'Istituto Galvani nel corso audiovisivi si struttura nel mandare lo studente e il ragazzo in attività di stage presso un'azienda del settore. E in questa azienda il ragazzo rimane per 3 settimane per un monte ore di complessivo attorno alle 120 e viene affidato ad un tutor, normalmente un impiegato ovviamente dell'azienda ospite, il quale gli permette di fare il più possibile l'attività consona a quella che è il nostro corso di studi. Ulteriormente noi riusciamo anche a fare però alternanza in una maniera un po' più legata a quello che è il nostro settore, nel senso che riusciamo ad organizzare anche una classe intera divisa poi per gruppi a seconda del settore di produzione, quindi ci sarà chi farà grafica, chi riprese, chi montaggio, su commissione da parte di un ente, un'associazione, la quale ci indica la possibilità di andare a esercitare il nostro mestiere ad eventi, ad esempio quali presentazioni, mostre o eventi sportivi. Quindi noi insegnanti accompagniamo i ragazzi direttamente sul posto, si fa le riprese e poi normalmente, come fa un videomaker, si ritorna a casa propria, che in questo caso è la scuola che vedete alle mie spalle, quindi nel nostro laboratorio, li montiamo, finalizziamo il lavoro e poi lo consegniamo. Il ragazzo viene posto di fronte a delle situazioni il più possibile reali con quelle che poi si troverà ad affrontare quando entrerà effettivamente nel mondo del lavoro, quindi quando si trova in azienda il ragazzo viene già formato prima da noi, preparato, in modo da non risultare anche un peso forse per l'azienda che comunque già si dimostra così disponibile nei nostri confronti, quindi deve avere una buona preparazione di base in materia di ripresa, appunto di grafica, di montaggio, di gestione dell'audio, e quindi il lavoro che viene fatto a monte è un lavoro di formazione vera e propria dello studente affinché lui possa poi affrontare questo suo percorso di alternanza scuola-lavoro con le necessarie capacità che lo portino ad avere quello che la scuola di oggi vuole soprattutto creare e formare, e cioè la competenza, perché la scuola di oggi soprattutto vuole creare più che uno studente, soprattutto nel nostro caso di una scuola professionale, anche uno studente che sia già proiettato nel mondo del lavoro. E la parola magica, tra virgolette, che noi usiamo sempre è la parola competenza, cioè il saper fare. Il rapporto con cooperative nasce dall'esigenza che abbiamo avuto di integrare i vari ragazzi in un possibile attività lavorativa successiva, quindi dargli la possibilità di costituirsi cooperativa in modo da mettere in evidenza tutte le peculiarità di competenze che vengono in qualche modo sviluppate all'interno del nostro corso. Ci sono delle specifiche di grafica, ci sono delle specifiche di grafica tridimensionali, ci sono delle competenze audiovisive che vanno integrate insieme per offrire alla committenza un servizio a 360 gradi nel mondo audiovisivo. E questa è la finalità per cui sono state contattate le cooperative, in modo di dare ai ragazzi la possibilità di conoscere come costituirsi azienda e come usare le loro competenze in maniera sinergica. Nathan, ci racconti l'utilità che vedi tu nell'alternanza scuola-lavoro? Secondo me dà la possibilità di mettere in campo quello per cui studiamo e ci mette in pratica, insomma, il mondo del lavoro in un futuro prossimo. Elena, invece tu che opinione hai? Ti sei fatta dopo questi incontri sull'impresa cooperativa? Prima di tutto non sapevo che esistesse una cosa del genere che appunto aiuta le persone a, insomma, a realizzare magari qualcosa insieme in un gruppo, e quindi è interessante avere anche questa alternativa.